un'altra riflessione di Seneca tratta dalle lettere a Lucilio. Stultus est è stolto, è sciocco, qui, chi, colui che, ecum empturus, quando sta per comprare un cavallo, aspicit esamina non quello stesso, non ipsum, sed stratum eius, ma la sua sella ac frenos e le briglie. Abbiamo tradotto empturus, il participio futuro del verbo emo, emere, che significa comprare, con una subordinata temporale, quando sta per comprare un cavallo. In questo caso il participio ha funzione verbale. Un esempio molto frequente dell'uso del participio futuro con funzione verbale è quello che leggiamo in questa vignetta. Labieno dice a Cesare: «Misi, ho inviato, verbo di movimento, equites, i cavalieri, loca exploraturos, a ispezionare i luoghi». Exploraturos è il participio futuro in caso accusativo plurale riferito a equites. Se nella reggente c'è un verbo di movimento come mitto, che significa inviare, mandare, il participio futuro svolge la funzione di una subordinata finale. Abbiamo tradotto infatti loca exploraturos con la subordinata finale a ispezionare o per ispezionare i luoghi.